Eccoci qua, buonasera a tutti, ben ritrovati sulle nostre frequenze di Radio Asso e di Radio Asso TV e ben arrivati nell'appuntamento settimanale con il benessere, con l'impegno a splendere. Infatti, ben trovati in quello che è Abbi cura di splendere. Anche questa sera non sono sola e con me c'è un viso e una voce ben conosciuta ai nostri ascoltatori e ai nostri telespettatori perché con noi c'è Denise. Ciao Denise, ben arrivata. Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao. Denise, che passi da un programma all'altro perché Denise ha condotto fino a qualche tempo fa l'Asso a quattro zampe, che in questo momento è in stand-by per il periodo estivo e che poi ritornerà, e gentilmente si è prestata per essere ospite di questo programma. Per cui, Grazie. dimmi, dimmi, Denise, scusa. No, grazie, dicevo, mi fa effetto stare da questa parte adesso. Lo so, ma vedrai che ci si abitua anche in fretta. Questa vuole essere una piacevole chiacchierata. Avremo modo di conoscerti qualcosa in più di te, insomma, quello che tu ci vorrai dire durante questo nostro appuntamento insieme. Adesso facciamo partire la sigla e dopo ritorniamo. Eccoci qua, è partita la sigla e siamo tornati con Denise. Allora, Denise, noi in qualche modo abbiamo imparato a conoscerti, in qualche modo sappiamo di te, quello che fai, quello che sono le tue passioni. Qui sei in una veste un po' diversa. Dici magari qualcosa di te che ti va di condividere con noi e che ancora non sappiamo. Vabbè, quello che partiamo da quello che sapete, che è più facile, così mi sciolgo. Guarda che è dura stare di qua, veramente. Allora, quello che sapete è che amo i cani, che lavoro con i cani e che vivo con i cani, di tutti i tipi, tutti i generi, anche cani disabili con disabilità. Quello che magari non sapete o che potete vedere dalle foto, perché poi da quello si può notare, è che io ho 10.000 tatuaggi in tutto il corpo e ogni tatuaggio è un pezzettino della mia vita. Il primo tatuaggio corrisponde al 1997 Una data ed è stato, importante. sì, corrisponde all'anno in realtà del mio matrimonio. E quindi io poi quando mi sono sposata ho deciso che avrei fatto questo tatuaggio e l'ho fatto. E chi me l'ha fatto mi ricordo che mi aveva fatto una specie di tribale dicendo che sentiva che avevo una personalità un po' particolare, quindi che avevo sempre una battaglia dentro di me tra questi fuochi di passione che io ho sempre dentro di me, quindi che si scontrano tra di loro. Poi non si sa bene cosa succede, però è così. E devo dire che non si è sbagliato, nel senso che io sono un po' così, sono un fuoco che è sempre acceso e quando questo fuoco per qualche motivo magari si affievolisce o si cerca di spegnersi o qualcuno cerca di spegnerlo, perché a volte capita anche quello, è il dramma perché vuol dire che mi uccide un pochino dentro. È un po' questo. Denise, grande presentazione come inizio programma, ci hai particolarmente incuriosito, ma Denise molto gentilmente ci ha anche già un po' indirizzato su quella che è la canzone del benessere che ha messo a disposizione di tutti noi e che adesso, come di consueto, andremo un po' a scoprire indizio dopo indizio. Partiremo da tre pezzi di testo che tu hai voluto condividere con noi, ci racconterai un po' che cosa risuona dentro di te quella parte, quando ascolti quella parte di testo, e così scopriremo la tua idea di benessere. Ma però permettimi anche di dire che se qualcuno volesse fare quello che stai facendo tu e quindi partecipare come ospite a questo programma, è sufficiente che scriva una mail a redazione.radioassotv. @gmail.com e che tutte le nostre trasmissioni, quindi Abbi cura di splendere, l'Asso a quattro zampe e tutte le altre, le possiamo sentire sul nostro sito www.radioasso.com, ma anche sui nostri canali social, il nostro canale Facebook e il nostro canale YouTube. Nel frattempo, Denise, che si è presentata come un'amante dei cani, è venuta anche ospite in radio con i suoi cani, abbiamo sentito che erano anche loro nella trasmissione. Grazie.
perché per chi si occupa di cani e ama i cani, il benessere è strettamente legato alla loro presenza e quindi è giusto che siano con noi. Va bene, Denise, allora se tu sei pronta io inizio col primo indizio. Ok, quindi sveleremo la canzone solo alla fine, adesso ci entriamo, come dico sempre, in punta dei piedi. Il primo indizio è questo: ho fatto a botte col destino, ho condiviso pane e vino, ho costruito e abbandonato, ho patteggiato col peccato e porto i segni su di me. Allora, una frase che parla di contrasti. Costruito, abbandonato, condiviso, fatto a botte, è una frase che sa di vita vissuta. Cosa ti risuona, Denise? Io sono così, io sono un po' questo. Io, allora, innanzitutto col destino ci faccio a botte sempre, quindi è una roba che io ogni tanto dovrei ascoltare il mio sesto senso e mezzo, come dico io, ma non lo ascolto mai. Ma lui non si sbaglia, io mi sbaglio e quindi faccio sempre a botte con tutto. Dentro di me c'è una guerra costante e perenne di tutti i miei pensieri, tutte le mie emozioni che mi girano, che ballano, ballano penso anche nella mia testa, nel mio corpo, dappertutto. La mia anima è sempre un po' irrequieta, io ho quest'anima che dico sempre che non si ferma mai, è sempre lì che ha i suoi pensieri strani. Devo dire che i cani in questo mi hanno insegnato invece a trovare un certo equilibrio, perché loro sono semplici e nella loro semplicità mi hanno dato un equilibrio che io da sola probabilmente non sarei riuscita a trovare, devo essere sincera. Ma questo non vuol dire che io non veda loro come animali o non li rispetti come soggetti a sé, come una specie diversa da me, questa è la prima cosa importante. Io non li umanizzo mai, però devo riconoscere che hanno una sensibilità, proprio in essere animali quali tali, hanno una sensibilità particolare per cui se li accogli, loro ti accolgono nel loro mondo, se tu li accogli nel tuo mondo ti aiutano a trovare, almeno a me è successo così, a trovare questa sorta di equilibrio dentro di me. E io sarò riconoscente a vita di questo al mio primo cane, che era Leo, il San Bernardo, che ho avuto da giovane, insomma. Tu ci dici questo, tu ci dici che ognuno di noi parte con un'indole, con una struttura di personalità, con un'impostazione caratteriale che ci nasce da mille più cose, ma che l'incontro con una parte di sensibilità profonda, che nel tuo caso è arrivata dai tuoi cani, ma insomma per te sono i cani, per altre persone possono essere altre persone, o l'arte per esempio. Comunque questo incontro con qualcuno o qualcosa o qualche animale che ci porta una sensibilità profonda, tocca così profondamente la nostra anima da riuscire a mettere ordine in quel caos mondiale che a volte abbiamo dentro di noi. Secondo me sì, io penso di sì, però è un lavoro che si fa con grande impegno, nel senso non è stato facile per me. Io dico sempre, ho preso l'anima, l'ho girata una volta, poi l'ho girata una seconda volta, e a seconda dell'animale con cui mi rapporto, cioè del cane con cui mi rapporto, quelli con cui ho una relazione un po' più stretta ovviamente, poi dipende proprio anche dal soggetto in sé, dalla personalità del soggetto, ci sono volte che mi devo mettere in discussione ancora adesso, io ancora adesso mi metto in discussione e la mia anima viene rivoltata come un calzino per l'ennesima volta, però mi fa scoprire parti di me, cioè questo mio rigirarmi continuo mi fa evolvere in qualche modo e mi fa andare avanti. E sì, per me il cane, per altre persone sicuramente può essere veramente la musica, un disegno, l'arte in genere, qualsiasi forma d'arte che sia, secondo me se ci tocca le corde giuste può portare a questa cosa, ma dovremmo essere anche noi bravi ad accoglierla, quindi a saperla poi in qualche modo metabolizzare e sforzarci anche di riuscire a fare una cosa di questo tipo. Per me è stato faticoso all'inizio, io non lo nego, però poi ne ho tratto vantaggio, cioè nel senso sono stata ho capito che era sì, la strada giusta, e mi hanno insegnato il tempo. Io ero una persona che aveva sempre fretta, ma veramente fretta su tutto. Io dovevo avere tutto subito, ma non perché fossi stata viziata in qualche modo, non nelle cose materiali, c'era proprio un discorso forse più di formazione lavorativa precedente.
avevo un'attività che mi spingeva a degli orari particolari molto frenetici legati a determinate cose, e forse questo mi aveva portato ad essere sempre di corsa, sempre troppo di fretta anche io. Invece il cane mi ha insegnato il tempo, lo scandito del tempo giusto, e se le cose non le fai nel tempo giusto non funzionano comunque. E questo io l'ho imparato. Io tornerei per un attimo a quello che hai detto prima, che era molto interessante, cioè questa idea di ribaltare l'anima, di essere sempre in qualche modo mai tranquilli. A volte rincorriamo la tranquillità, vorremmo avere tutto sotto controllo, vorremmo che le cose andassero sempre come sono andate finora, perché questo ci dà una sensazione di stabilità e abbiamo, permettimi di dire, l'illusione che questa stabilità possa renderci felici. Però tu prima hai detto una cosa ancora interessante, che soltanto così, cioè soltanto ribaltando continuamente la mia anima, io posso scoprire parti di me e posso conoscermi. Ed è la conoscenza di noi fondamentalmente che poi è quella che ci fa stare bene. Sì, è vero, io condivido questa cosa. Per me, poi parlo di me ovviamente, è stato così. E non dico che a volte non ho dovuto attraversare anche magari dei dolori profondi per riuscire a fare questo. Adesso, indipendentemente dal discorso cane, parliamo proprio di me, essere umano, ho attraversato dei dolori, ma proprio attraversati nel vero senso della parola. Perché poi questo è soggettivo, dipende dalla sensibilità di ognuno, no? Ma a volte ci sono delle cose che succedono anche fuori dalla nostra volontà, magari che ci feriscono, che ci colpiscono in maniera particolare, e io ho capito che a volte il dolore bisogna attraversarlo, qualsiasi esso sia, non ha importanza, perché, ripeto, questa è una cosa estremamente soggettiva e va rispettata secondo ogni persona. Però se non lo attraversi e non te lo vivi tutto, anche quello, ti perdi un pezzo, rimarrà sempre quell'angolino che ti pungerà, rimarrà sempre quel pezzettino che arriva. E invece no, ho capito questo, ci ho messo un po' di anni, ma ce l'ho fatta. Come dicevi prima, il tempo è importante, il rispetto del tempo è importante, ed ognuno ha bisogno di un certo tempo che non è uguale per tutti, quindi non si tratta di dire ci ho messo troppo tempo, ce ne ho messo poco, sono stata veloce, sono stata lenta, ma si tratta di dire mi sono presa il tempo di cui avevo bisogno. E io direi che con questo concetto di scombussolamento interiore, che però ci permette di conoscerci e quindi di trovare paradossalmente un momento di equilibrio in una tempesta, che è un po' il senso di questo tuo primo indizio, ci possiamo fermare, ma soltanto per un attimo, facciamo 3 minuti di pubblicità e rientriamo subito dopo con il tuo secondo indizio. A dopo, Denise. A dopo. Libreria Torriani. La libreria del Triangolo Lariano è a Canzo, in via Brusa 8. Vi aspettiamo con un ampio assortimento di libri, CD, DVD, vinili e Blu-ray, e con la possibilità di ordinare e ricevere in pochi giorni tutto quello che non è disponibile al momento in negozio. Siamo sempre aperti, dal martedì al sabato, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30. I giorni di chiusura sono la domenica e lunedì. Per essere aggiornato su tutte le novità, seguici anche sulla pagina Facebook Libreria Torriani di Canzo. Ti aspettiamo in negozio. Al negozio In Bottega Insieme potete trovare dell'intimo realizzato con fibre naturali, come le fibre di faggio, di bambù e di seta vegetale, delle bellissime scarpe di canapa con relativa borsa, e tutto rigorosamente fatto in Italia, cosmesi naturale e bio come Argital, Veleda e Officina Nature, e detersivi biologici con relative ricariche. Vi aspettiamo a Canzo, in via Mazzini 13. Hai i capelli secchi, spenti e snervati? Il colore è opaco e scarica velocemente? Da Ginevra Acconciature potrai trovare un'elevata professionalità e ottimi prodotti di talassoterapia, costituiti da estratti del mare. Ti aspettiamo in salone in via 25 Aprile, 61 a Erba. Per fissare l'appuntamento, telefonare al numero 031 64 4924. Seguici sui social Facebook e Instagram.
Alla Corte Bio potrai trovare articoli naturali adatti ad ogni tua esigenza. Idee regalo, tè e tisane, integratori, cosmetici, pietre e cristalli, candele, oli essenziali, prodotti alla spina per la pulizia della casa e per l'igiene personale e tanto altro ancora. Ti aspettiamo a Canzo, in via Alessandro Verza, numero 3. Per ulteriori informazioni chiama il numero 031 6709 19 o scrivici un'email a lacortebio.info@libero.it. Presso lo studio dentistico Assodent troverai l'attenzione e la cura alle tue problematiche. Visite posturali specialistiche, cure conservative, protesi, chirurgia e implantologia, ortodonzia funzionale, igiene e sbiancamento. Perché ad ogni problema c'è una soluzione. Per informazioni e appuntamenti telefona allo 031 68 26 75. Eccoci qua, bentornati, bentornata Denise, siamo sulle frequenze di Radio Asso e Radio Asso TV e siamo in Abicura di Splendere, quell'appuntamento settimanale che grazie alla presenza dell'ospite ci permette di riflettere sul benessere, perché le riflessioni che ciascuno di noi può portare sono valide e utili per se stesse, ma possono essere altrettanto utili per chiunque ci ascolta. Ed è per questo che io sono sempre molto grata alle persone che accettano il mio invito a contribuire a questo momento di star bene. Denise ci ha appena raccontato il senso del suo primo indizio, adesso entreremo negli altri due indizi. Prima però vorrei ricordare nuovamente che chiunque può partecipare come ospite a questa trasmissione, è sufficiente scrivere una mail a redazione.radioastotv@gmail.com e che potete ascoltare questo programma e tutti gli altri programmi su radioasso.com e sui nostri canali Facebook, sui nostri canali social, scusatemi, il nostro canale Facebook e il nostro canale YouTube. Benissimo, Denise, allora io direi che abbiamo sviscerato il primo indizio e se tu sei pronto andiamo nel secondo, che è questo. Ho corso e pianto senza fiato, ho visto giusto ed ho sbagliato. Ho perso a carte con me stesso, a volte furbo e a volte fesso, e porto i segni su di me. Ritorna a questa idea di una vita vissuta fino all'ultima goccia di sudore, vissuta in profondità, vissuta a costo di tutto, a costo di sbagliare, a costo di perdere, a costo di sembrare dei fessi, a costo di portare i segni, perché vivere è più importante che sbagliare. Sì, sì, io penso che, vabbè, innanzitutto gli errori probabilmente fanno parte della nostra vita, nel senso che credo che nessuno sia esente da fare errori nella sua esistenza, nell'arco della sua esistenza. E poi ovviamente in base a come alle scelte che si fanno, si possono portare i segni, che possono essere cicatrici ovviamente interiori o in qualche modo esternarle, come posso aver fatto io con il tatuaggio, oppure ognuno poi penso che trovi la sua strada, ecco, non lo so. Io sono sempre che corro senza fiato, quello purtroppo fa parte di me, penso di essere fatta così, io sono una che... Io devo essere attiva, io sono attiva dalla mattina alla sera nella mia vita, sono attiva sempre, in tutte le cose, mi butto a capofitto su tutto, ma ho proprio questa cosa di essere proprio passionale in tutte le cose che faccio, che cerco di fare, insomma, che mi coinvolgono. E a volte si sbaglia, no? A volte, come dicevo prima, magari vedo giusto, però sbaglio lo stesso. Quindi il mio senso, quel famoso sesto senso e mezzo che dico io per scherzare, mi dice giusto, ma poi chissà per quale motivo, testa di rapa che sono io, magari sbaglio. E quindi perdo nel gioco delle carte con me stesso, no? Perché quando mi rendo conto di aver... non ascoltato quella che era una valutazione corretta, probabilmente, o di aver dato fiducia in maniera sbagliata, perché a volte si dà anche fiducia
in maniera sbagliata, si pensa di potersi fidare, ma poi magari alcune persone possono approfittare di questa fiducia che viene data, no? Può capitare, capita a tutti, penso. E quindi a volte posso pensare di essere, che ne so, stata più intelligente, altre volte fessa proprio, fessa nel vero senso della parola. Però è tutta esperienza, insomma, è quella che ti forma, no? È quella che ti insegna. A volte forse induisce, però, ecco, questi segni possono anche essere il fatto di induirsi con gli anni, perché magari non si vuole soffrire più, può anche essere questo, no? Magari non si vuole soffrire più, e quindi questa fiducia non riesci più a darla così facilmente come sei fatto magari un tempo, perché ti sei scottato tanto, e quando ti scotti tanto il fuoco fa male. E allora gli stai un po' più lontano, però non vuol dire che magari nella vita ci si possa di nuovo ammorbidire, non lo so, questa è un'analisi. Beh, insomma, hai detto delle cose importanti, che la vita è una serie di esperienze, e le esperienze, no, essendo noi esseri umani, quindi persone assolutamente imperfette e meravigliose nel loro essere imperfette, a volte facciamo giusto, a volte sbagliamo. Forse quello di cui abbiamo un po' bisogno è di guardare all'errore e a noi che sbagliamo con un occhio più comprensivo. Cioè con quello sguardo di chi può dire: ok, ho sbagliato, avrei potuto fare meglio, la prossima volta riuscirò a fare meglio. E forse anche un occhio meno giudicante, perché poi appena facciamo un errore siamo pronti, insomma, anche un po' a massacrarci. E quindi ecco, quel volerci un po' più bene anche quando siamo platealmente, come dire, colpevoli, o quando platealmente abbiamo sbagliato. Io sono molto severa con me stessa. Tanto, ma forse questo essere così severa con me stessa è proprio è una delle cose forse peggiori, perché non credo di, insomma, uno cerca di fare le cose sempre nel modo buono, anche quando ti avvicini magari a delle persone. La difficoltà grossa sono i rapporti interpersonali. Oggi, al giorno d'oggi, io sto soffrendo tanto questa cosa, perché vedo che c'è tanta tecnologia, poi magari di persona c'è poco, e io sono forse di una generazione in cui invece c'era più il contatto proprio tra le persone, quindi io soffro molto questo distacco così forzato, e faccio fatica forse ad adeguarmi, probabilmente questo è il mio handicap, se vogliamo. Non che io non mi stia sforzando di farlo, ecco, questo lo dico. Però sì, sono severa con me stessa, perché poi mi faccio 10.000 analisi, e chiaramente io penso anche questo, che comunque nel rapporto con gli altri c'è, deve essere la reciprocità, no? Quindi questa reciprocità deve essere, si spera che sia positiva, a volte manca, ma a volte può anche essere una reciprocità non corretta da entrambe le parti, in qualsiasi tipo di rapporto in generale, e quindi questa mancanza, questo buco che si crea, questo muro, possono essere in tanti modi, non deriva solo da una persona, deriva anche dall'altra, perché comunque il rapporto, lo scambio deve essere sempre tra più soggetti, comunque non solo un soggetto, e quindi questa cosa io ci provo a ragionarci tante volte, e poi non lo so, io sto cercando di tirare fuori i pensieri. No, ma certo, e mi piaceva anche ritornare su una frase che hai detto quando parlavi di ferite. È chiaro che nessuno è così masochista da volersi fare male ininterrottamente, continuamente, quindi mi faccio male la prima volta, la seconda volta, la terza volta, la quarta volta imparo che è meglio che a quel fuoco non mi avvicini. Mi piaceva però riflettere anche sul fatto che è vero, se io non mi avvicino al fuoco non corro il pericolo di scottarmi, ma se mi avvicino al fuoco, se non mi avvicino al fuoco non mi gusto neanche il calore del fuoco, non lo sentirò mai quel calore se ci sto lontana. E allora è un continuare a farsi coraggio, magari cambiare strada, magari cambiare strategia, ma non stare così tanto lontano da quel fuoco, perché poi è quello che ci scalda, è quello che ci dà calore, è quello che ci fa sentire vivi, è quel simbolo della vita.
Infatti sì, in definitiva poi quello che avevo detto anche all'inizio, che devo avere sempre questo movimento dentro di me, no? Che parlavo di fuoco già prima. E quindi sì, effettivamente è vero, fa paura, poi si cerca di un'altra, come hai detto tu, un'altra strategia, magari un'altra strada. Io dico sempre, magari muoio per una certa cosa, ma posso rinascere per un'altra. E Una felice. quindi. Sì, nel senso che è chiaro che magari certe cose le devi mettere da parte perché è passato il periodo, perché si è chiuso un ciclo, perché possono essere tanti motivi, la vita è così imprevedibile, così strana che appunto se la vivi intensamente non può essere mai lineare. Assolutamente, Non assolutamente. lo Quindi rimarrà non lo mai. rimarrà mai, ed è la bellezza della vita, di questa non linearità, di questi cambiamenti, scombussolamenti. E quindi con questa idea di una vita che è una montagna russa, ci porta a volte su in alto, il cuore a mille, ci butta giù col cuore pieno di paura, andrei in dirittura d'arrivo sul tuo ultimo indizio, che è: sono ferite che non nascondo, storie di andate senza ritorno, dicono tutto quello che sei scritto sulla pelle. Perché a volte poi la tendenza è un po' quella di nascondere le ferite, come se forse pensiamo che la cosa bella sia far vedere solo le nostre vittorie, i nostri trofei, però in realtà anche le ferite, come tu ci hai detto all'inizio, anche quelle raccontano di noi e raccontano anche del nostro valore, anche laddove abbiamo perso, anche laddove abbiamo sbagliato, anche laddove siamo caduti, ci dicono quello che siamo. Ed è importante mostrare quello che siamo anche attraverso le ferite. Io penso di sì, penso che invece in questo mondo ci sia troppo la ricerca della perfezione. Questa perfezione a cui tu hai accennato, no? Quindi bisogna essere perfetti quando si fa una cosa, perfetti nella performance di un'altra cosa, guai a dimostrare che c'è una difficoltà nel fare qualsiasi cosa, una difficoltà, ma cavoli, ma se non ci fosse la difficoltà, dove sta il succo di tutto quanto? Quindi nessuno, cioè chiunque è partito da qualche parte, le difficoltà ci sono, si affrontano e poi si superano se sono superabili, ma in genere sono superabili con la buona volontà, quindi si superano e si va avanti. Quindi anche poter raccontare, cosa che è molto difficile, perché bisogna dimostrarsi sempre superiori a tutto, e c'è questa sorta di competizione che va avanti, no? Dove uno è meglio dell'altro, che io la trovo di un ridicolo, perché poi secondo me non ha molto senso. Comunque, al di là di questo, io penso che invece poter anche dire dove ci sono appunto stati dei problemi o delle piccole difficoltà nel fare qualsiasi cosa può veramente tornare utile anche a un'altra persona, perché magari quella persona in quel momento sta vivendo un momento suo con altre cose, ma sentire che c'è una persona che ha faticato per raggiungere un obiettivo, magari l'aiuta a trovare la forza per raggiungerlo lei stessa, no? Quindi io penso questo. Ed è anche un po' l'obiettivo di questa pillola, cioè che le persone si possano in qualche modo rispecchiare nei racconti degli ospiti che vengono e che ci raccontano le loro strade, a volte meravigliose, a volte faticose, ma che hanno scelto di percorrere per lavorare sul loro benessere. E quindi adesso Denise è arrivato un po' il momento di svelare questa canzone, il titolo di questa canzone, che un po' l'hai anticipato tu all'inizio parlandoci dei tuoi tatuaggi. In qualche modo era nascosto anche l'ultimo indizio. Lascio a te l'onore di svelarla e di dirci perché questa è la tua canzone del benessere. Allora, la canzone è scritta sulla pelle dei Negrita ed è perché io appunto tendo, quando ho un'emozione forte, che sia positiva o negativa, sento proprio la necessità di tatuarmela. Quindi io ho tantissimi tatuaggi perché ogni tatuaggio rappresenta un pezzettino della mia vita. E tanti non si sa, cioè gli altri non sanno il significato di tanti miei tatuaggi, alcuni sono frasi, quindi magari la frase si legge e si può comprendere. Però non è detto neanche quello, perché a volte è una frase magari un po' ambigua, quindi so io cosa voglia dire. Altri sono solo rappresentazioni, sono cose che mi sono passate dentro e che mi hanno attraversato, ma solo se mi hanno attraversato vengono tatuate, se no non le tatuo, perché vuol dire che non sono così importanti. E quindi possono essere veramente emozioni belle o brutte, non importa, però fanno parte di me.
Ed è sul mio corpo, sulla mia storia. Ed è bello che tu le voglia, come dire, condividere col mondo, perché se scegli di tatuarle, quindi di renderle visibili, poi magari insomma le persone le possono comprendere fino in fondo, oppure comprendere soltanto una parte. Però è un simbolo, dal mio punto di vista, di condivisione. E il tuo primo indizio parlava di condivisione di pane e di vino. E questi tatuaggi mi sembra quasi che rappresentino anche un po' la voglia di condividere la tua storia. Sì, sì, può anche essere quello, oppure è un modo semplicemente per esprimere un'emozione dove magari non è così facile esprimerla a parole, perché ci sono delle cose a volte che sono tanto profonde e quindi magari anche per timore di non essere capiti, giudicati forse, no? Anche il giudizio che tante volte si sente un po' addosso, allora in questo modo forse si sfoga un qualche cosa di cui si sente la necessità e quindi in un qualche modo sicuramente una condivisione, in un modo alternativo, però è così. Assolutamente sì. Allora io direi che ci ascoltiamo Scritto sulla pelle di Negrita e ascoltandolo ripensiamo a quello che grazie a Denise abbiamo condiviso in questa pillola settimanale. Io torno a ringraziarti per aver condiviso con noi la tua storia. Se vuoi dare l'appuntamento ai nostri ascoltatori rispetto a quello che sarà il tuo programma futuro. Sì, grazie. Grazie intanto a te per avermi invitato, è stato un piacere. Guarda, poi è sempre difficile parlare di noi stessi, ma ce l'ho fatta adesso. L'emozione mi emoziona sempre. E poi veramente stare da questa parte non è come stare dalla tua parte, quindi mi sono trovata al contrario. E poi invece riguardo al mio programma, io ho fatto un attimo uno stop estivo, prendiamo un attimo una pausa, stiamo procurando del materiale nuovo con i nostri cani, con il lavoro in piscina e quindi vi aspetto poi penso settembre, insomma come quando ripartirà la stagione autunnale con l'asso a quattro zampe. E con tante nuove cose ritroverete Teo, Lola, prima, tutti i miei cagnoni e tante novità. Grazie. Allora, senti Denise, grazie ancora, buona estate. Ci rivedremo sicuramente a settembre sulle nostre frequenze, sul nostro sito, sui nostri canali social. Ci ascoltiamo in Negrita e do l'appuntamento a tutti i nostri ascoltatori settimana prossima, sempre sulle frequenze di Radio Asso TV. Ciao Denise, ciao a tutti. Ciao, alla prossima. Grazie. Ciao, ciao, ciao.